Allora, come non premiare questa importante sfida, questi importanti 3 punti sulla firma naturalmente di Vettore? È una partita che sentivamo tanto, per fortuna è andata bene, siamo andati subito sotto i 2 gol, però ci siamo ripresi bene, poi anche merito dei compagni, poi il singolo conta relativamente. Ecco, non è una casualità come all'andata avete recuperato sotto di 2 reti in questa circostanza. All'andata è successa la stessa cosa, poi nei minuti finali siete venuti fuori. Quest'oggi forse avete gestito meglio la gara. Soffriamo molto l'approccio alla partita, come è successo pure all'andata con loro, sotto 3-1, però non molliamo mai. Volevamo i 3 punti per i playoff, e per fortuna ci siamo riusciti. Ecco, mantenete quindi il distacco da una diretta in seguitrice, ma comunque non ci siano problemi. Questo Ladina Scalo sta crescendo sempre più. Abbiamo inanellato una bella striscia di partite, quindi continuiamo così, lavoriamo bene durante la settimana. E speriamo che continuiamo così. Abbiamo molti scontri diretti ancora e speriamo di portarli, farli nostri tutti. Emiliano, antici un compleanno disturbato da questo risultato. Cerchiamo un po' di sdrammatizzare per farti tornare un po' il sorriso. Di certo, però, non si può dimenticare questa sconfitta. Ma certo, oggi serviva una grossa prestazione perché mi dovevano fare dato che era il mio compleanno. Mi hanno accontentato in pieno, però purtroppo è così. Abbiamo dimostrato rispetto a loro che purtroppo ci siamo sciolti alla prima difficoltà, ciò vuol dire che è sintomo di non essere squadra. Ecco, mister, notiamo spesso nella gestione della palla, poi ci si intestardisce un po' a fare un po' come vuole, un po' come viene. Questa squadra però purtroppo in questa stagione ha pagato tanto questi episodi. Dall'inizio dell'anno, anche l'anno scorso, li pagavamo gli episodi. Purtroppo non siamo riusciti a crescere sotto questo punto di vista. Ovviamente finché non cresceremo da questo punto di vista i risultati continueranno a rimanere altalenanti, purtroppo. Perché oggi purtroppo ci sono stati 2 infortuni del nostro portiere sui primi 2 gol, però ovviamente sul 2-0 per noi avevamo tranquillamente la partita in mano. Cioè non può comunque un episodio giudicare comunque l'andamento generale della partita, se si è squadra. Ecco, mister, Quindi fino alla fine della stagione, a questo punto, ormai si sa, c'è la certezza di poter entrare a disputare, insomma, la Coppa Provincia del Latina. Però, volendo un po' analizzare, vedendo gli aspetti negativi, ma se ci sono anche degli aspetti positivi, si può fare qualche cosa fino alla fine della stagione, diciamo positivamente. diciamo che sono già 6-7 partite che sapevamo comunque di stare tranquillamente tra le 9. Il problema è che sto cercando comunque di lavorare molto a livello psicologico, perché purtroppo non è un problema di come andiamo in campo. Il problema è sulla gestione, perché purtroppo andiamo in intermittenza. Non è che non sappiamo fare le cose. E ovviamente se la prima difficoltà ci sciogliamo, come dicevo prima, è sintomo di poca personalità all'interno del campo. E comunque ancora non si è capito che in questo sport poi sta pure a vincere 4-0 a 3 minuti alla fine, la partita ancora non l'hai vinta. Purtroppo se non ci rendiamo conto di queste cose si può lavorare quanto ti pare, ma purtroppo i risultati rimarranno sempre gli stessi. E di conseguenza mo cercherò ovviamente di trovare la chiave di volta. Sono 4 mesi che sto cercando di trovarla, ma quest'anno è molto dura. Però abbiamo ancora 2 mesi di tempo, anche perché poi arrivando alla fine del campionato, con i playoff si riazzera tutto. Quindi automaticamente è come se si ripartisse da zero. L'importante è arrivarci bene psicologicamente. Bene, a questo punto non ci rimane altro che salutare il mister Antici e a nome personale di Mondo Futsal Grazie. poggiamo i suoi migliori auguri di questo compleanno. Buon compleanno, Grazie mister. mille.